Teatro Regio. Quanto non mi sarebbe piaciuto in questi giorni fare una vera e propria conferenza stampa che annuncia una stagione 2021, anche perché sarebbe ora, nel ritmo solito degli anni, delle stagioni, di adesso presentare una stagione che poi inizia da inizio ad una campagna di vendite per gli abbonamenti e così via. Come potete immaginare, in questo momento è impossibile iniziare una vendita di abbonamenti dei quali non sappiamo neanche quando potranno iniziare, perché ovviamente gli abbonati hanno dei posti fissi uno vicino all'altro, a volte anche più di 1000 persone nella sala per una recita sola. Quindi annunciare qualcosa adesso per inizio ottobre, l'inaugurazione sarebbe, che avevo in mente, sarebbe stata l'8 ottobre, quando non sappiamo se possiamo far entrare il pubblico in sala in queste misure e così via, ovviamente non è possibile. Quindi volevo partire da quello e spero che a breve avremo notizie migliori per quanto riguarda l'andamento per poter veramente presentare una stagione ricca di esperienze e anche di eventi musicali, culturali che avevamo programmato. E quello che mi volevo un po' condividere con voi è un po' un sogno, un desiderio per un teatro regio del futuro, guardando un po' in quello che il teatro potrebbe e dovrebbe essere, diventare. L'altro giorno mi sono arrabbiato da cittadino con un politico che mi ha detto: sì, ma io ovviamente, parlava così, ovviamente, naturalmente non so niente di queste cose della cultura. Mi sono arrabbiato da cittadino perché se torniamo agli antichi, alla nascita della politica, cioè chi gestiva gli antichi polis nasceva proprio da una profonda conoscenza della cultura, della filosofia, della storia, della cultura nel senso cultura versus natura, no? Della cultura che interpretava la storia, che ci aiutava a comprendere il nostro momento, la situazione in cui viviamo e proprio nella luce di chi ci ha preceduto e chi ha già vissuto queste esperienze prima di noi. Quindi alla nascita della politica c'era proprio questa profonda comprensione del ruolo, della necessità di una formazione culturale in tutti i sensi della cultura. Quindi io da cittadino mi sono arrabbiato con questo mio, neanche mio ovviamente, ma con questo politico che rappresentava questa realtà. E, da sovrintendente del teatro, ovviamente questo mi ha reso anche triste per il futuro al quale andiamo incontro, quando persone che non hanno una preparazione e si ne vantano ancora di questo fatto, saranno quelli che in un futuro prossimo gestiranno le nostre sorti. Quindi il ruolo del teatro, il ruolo del teatro in genere, dello spettacolo dal vivo in questo periodo, lo vedo da tante lettere che mi arrivano, sia da torinesi, da piemontesi, dallo spettacolo, ma anche da fuori Italia, manca in una maniera incredibile e fa venire fuori questi anche eccessi che ci fanno capire in quale mondo veramente viviamo e quanto veramente il teatro ci deve essere, perché il teatro deve aprire visioni di mondi intorno a noi, del nostro mondo ovviamente, ma anche di mondi che ci hanno preceduto, di mondi che verranno, di mondi che noi dobbiamo, o anche se non sentiamo questo bisogno di dovere, ma che comunque
gestiremo noi, che saremo noi a creare questi mondi, più con o senza la preparazione, comunque anche senza preparazione, comunque saremo noi a gestire questi mondi, a creare questi mondi. Io vorrei vivere in un mondo dove chi crea e chi gestisce ha una preparazione. Questo un po' come premessa, perché era proprio avvenuto qualche giorno fa e mi ha fatto una rabbia incredibile. Non faccio nomi, non faccio colori di partiti, ovviamente, ma è una questione della cultura generale per il quale sta proprio il teatro. Il teatro che voglio vedere io è un teatro ricca di immaginazione, un teatro aperto nella struttura, ma anche nell'immaginazione, un teatro che incuriosisce e che interpreta quello che è passato, interpreta il nostro presente e dà visioni, dà possibilità, possibile chiave di lettura. No, tu devi semplicemente creare un teatro, ovviamente, che tecnologicamente è adatto a supportare le attività artistiche, questo è chiaro, e su questo lavoreremo un attimo su questo punto. Un teatro che riprende repertori anche antichi, non solo, ma anche antichi, anche, non solo, in una chiave di lettura moderna. Un teatro che offre una diversità di repertorio, di idee più che altro, perché il repertorio è sempre un concetto molto, molto limitante. Le idee che hanno avuto, che hanno vissuto e poi sviluppato i nostri librettisti e compositori, idee che ci danno veramente dei spunti, delle chiavi di lettura, ci possono aiutare in questo giorno. Un teatro che incuriosisce, e questo forse è la cosa più importante che mi auguro di poter raggiungere, di trovare da un lato, di trovare un pubblico curioso, ma anche di fare noi la nostra parte per incuriosire ancora di più. Quello che questo periodo ci ha insegnato, e ci ha insegnato tante cose in realtà, anche se magari non lo si può dire così, che dovremmo essere grati per questo periodo di emergenza, ma ci ha insegnato tante cose, tra cui anche la necessità di questa curiosità. C'è qualcuno che forzatamente sta a casa e non può farsi distrarre dalle cose intorno. A volte il lavoro ci distrae in maniera che il senso della nostra vita, di ognuno come privato, come individuo, si nasconde, viene nascosto dalla vita professionale. In questo forzato stop questi hanno potuto vivere magari un ritorno a delle creatività, come abbiamo visto, molto interessanti, come anche i nostri lavoratori, i nostri spettatori che hanno condiviso con me tante idee, per le quali sono molto grato. Voglio ringraziare proprio sia i lavoratori, ma anche il pubblico che ha mandato tante idee, perché è proprio questo periodo che ci ha dato la possibilità di pensare un po' oltre il quotidiano. C'è dall'altro lato chi ha dovuto lavorare ancora di più e quindi ha magari perso la possibilità di incuriosirsi nella montagna di gestione da gestire. Vorrei accennare di una cosa che dalla stagione prossima magari facciamo un sneak preview, non di titoli, ma un sneak preview di quello che vogliamo istituire, e sarà una specie di, il nome è ancora da trovare da noi, ma una specie di giovane ensemble, una famiglia di solisti giovani, cantanti, solisti giovani, che vivranno a Torino, vivranno con noi nella famiglia del Regio e che vivranno una specie di, da un lato, una formazione, 2 anni di formazione, e dall'altro lato creeranno appositamente per loro
creeremo una mini stagione nel piccolo Reto di produzioni o di opere da camera o di opere del repertorio ridotte in maniera, in chiave di lettura, sia dal punto di vista musicale, dell'organico orchestrale, ma anche della chiave di lettura di interpretazione, ridotta, interessante. E questo è un format che avevo già creato a Vienna con il giovane ensemble del Teatro an der Wien, che continua ad esistere e a creare delle produzioni molto interessanti. E visto che abbiamo questo spazio incredibile del piccolo Reggio, che mi dicono in passato è già stato un luogo di sperimentazione, un teatro lirico senza cantanti, senza solisti, è difficilmente un teatro lirico, perché non può raccontare le storie degli individui, no? Quindi abbiamo bisogno di cantanti, e questa possibilità di mescolare cantanti di origine italiana con giovani cantanti dall'estero, che poi vivono insieme, crescono insieme, diventano davvero una famiglia e creano dei ruoli nei quali possiamo anche vedere noi come pubblico, vedere la loro crescita di ruolo in ruolo, di produzione in produzione. Poi con queste produzioni vorrei anche proporre alla regione, perché ovviamente le produzioni del grande palco sono troppo grandi per portare in giro per il Piemonte, mentre le produzioni fatte appositamente per il piccolo Reggio sono flessibili, sono mobili e si possono facilmente spostare dal Reggio anche nelle province, nei piccoli bellissimi teatri che abbiamo nella regione. Aumentare la visibilità del Reggio anche al di fuori dei confini di Torino. Un'altra cosa che sogno, è una via di mezzo tra sogno e idea, è quello che avevo pensato a partire dalla stagione prossima, ma se ce lo permetteranno, potrebbe già avere inizio questo luglio, sarebbe un grande concerto, un concerto festa all'aperto, io penso nella specie del concerto della Waldbühne di Berlino o del Hyde Park, della Last Night of the Proms a settembre, o del, non so cosa sono altri, Schönbrunn, no? Un concerto festa dove la gente può venire con coro e orchestra del Reggio, dove la gente può venire a fare il picnic e vivere l'esperienza della musica in questo bellissimo parco. Io vedo, per esempio, come idea il Parco Dora con questo enorme tettone di quella vecchia fabbrica, così all'aperto, in mezzo al verde, che invita le persone, anche un pubblico che magari al Reggio non oserebbe ancora entrare, di ampliare l'offerta musicale del Reggio ad un pubblico più ampio, e di ovviamente questo sarà proprio un concerto festa con un repertorio un po' più popolare, che potrebbe partire, non so, se vogliamo prendere spunto dai Last Night of the Proms, allora l'obbligatorio Pomp and Circumstance di Elgar o I Pianeti di Holz, o comunque anche c'è un vasto repertorio anche italiano popolare per coro e orchestra, questo proprio per festeggiare. L'idea era un po' nata come festeggiamento della stagione, come chiusura della stagione. Dovrebbe chiudere ogni stagione alla fine di luglio, ogni stagione del Reggio, e con una grande festa. Quest'anno potrebbe essere proprio una chiave di lettura di festa di ritorno alla vita, dopo una lunga chiusura, ovviamente, e perciò dico anche tutte le idee che poi vi voglio raccontare, sono ovviamente, dipendono molto dall'andamento dei decreti e delle prescrizioni che ci faranno di distanziamenti e cose varie. Perciò
in questo momento all'aperto il ritorno alla vita anche del teatro molto probabilmente sarà molto graduale e sarà lento e sarà, avrà luogo all'inizio sicuramente all'aperto, perché i numeri che girano di 200 persone al chiuso o così, ovviamente nella lirica non possiamo gestire la lirica con 200 di persone in sala, siamo più sul palcoscenico e intorno al palco e in buca che nella sala, questo non, ovviamente non è fattibile. Ma si possono pensare ovviamente a formati più piccoli. Abbiamo già al Regio, nella realtà del Regio, i gruppi di musica da camera, vari 16 gruppi di musica da camera che hanno programmi splendidi, squisiti, tra cui ovviamente il famoso ormai quartetto, Regio Quartetto d'Archi, abbiamo il gruppo Pentabras, c'era una volta al cinema, baroccheggiando, tanti repertori che vengono rappresentati, e saranno molto probabilmente, per iniziare, questi gruppi di musica da camera. Dobbiamo iniziare dal piccolo, sia nell'offerta, sia sul palcoscenico, che poi anche nel pubblico. E così diventa anche una cosa sostenibile per l'inizio. E poi man mano, con i decreti, con il rilassamento delle limitazioni, dei vincoli di distanziamenti vari, si può andare anche a crescere il repertorio. Sono molto... ormai mi conoscete un po', a me non piace parlare di cose che non hanno ancora contratto firmato, perciò parlare di una riapertura, parlare di opera all'aperto che faremo in piazza X, in parco Y, quando nessuno di noi in Italia di sicuro non può ancora dire se lo si può fare e in quale maniera e come gestire il pubblico, un pubblico che rende sostenibile anche l'attività artistica, nessuno lo possa dire in questo momento. Perciò non vado a dirvi che riprenderemo questo o quello. L'idea ovviamente è di cercare di salvare il salvabile anche della nostra stagione, cioè il Simon Boccanegra sicuramente non lo potremo fare perché richiede un organico già solo nell'orchestra e difficilmente posso distribuire l'orchestra su un palco con le distanze richieste, il palco dovrebbe essere enorme e poi diventa un problema anche di acustiche e così via. Però abbiamo per esempio il Barbiere di Siviglia che già ha vissuto delle esperienze anche all'aperto a Torino, una produzione leggera che comunque invita anche a tornare un po' in vita, no? Anche proprio dal repertorio stesso, quindi che offre anche un momento di sollievo a tutti quanti. Quello lo si potrebbe pensare in chiave di lettura ridotta, ma ridotta comunque a livello. Abbiamo anche da pensare che abbiamo degli artisti che abbiamo sotto contratto che stanno perdendo il lavoro ormai da febbraio, molto probabilmente molto in là verso la fine dell'anno. E non sono tutelati, a differenza dai lavoratori, i liberi professionisti, i nostri solisti amati, di cui abbiamo bisogno nel momento anche della ripresa, non sono per niente tutelati. Quindi dobbiamo anche noi fare uno sforzo di cercare di coinvolgere chi avevamo già sotto contratto in qualche maniera. Perciò quelli che dovevano cantare nel Barbiere di Siviglia adesso a giugno, e così ovviamente non può avvenire, questo potrebbe essere un'idea di coinvolgerli in una produzione all'aperto. Stiamo studiando con le varie autorità anche della città, anche delle varie istituzioni, possibili luoghi per un palco all'aperto, in giardini, è già visto dicendo troppo. Quindi stiamo studiando questo, e questo potrebbe essere una
un possibile ritorno anche con un titolo lirico. Del resto, come detto, piccoli passi nella cautela di dover comunque gestire i flussi di pubblico e garantire la sicurezza. Stiamo, come dicevo, vivendo un periodo molto interessante che ci insegna tante cose. In realtà, sì, dobbiamo garantire anche la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, perciò iniziamo con piccoli passi e poi cresciamo man mano con quello che i decreti ci danno come disponibilità. Sto vedendo se ho una cosa di cui per tanto tempo non abbiamo parlato. Parlavo prima di un palcoscenico che dovrebbe essere in grado di sostenere anche l'attività artistica. Investimenti in tecnologie e nel palcoscenico. Non ci siamo sentiti da tempo, quindi da quando sono stati finalmente sanciti questi 8,5 milioni, posso dirvi ufficialmente che ci sono voluti mesi e mesi e mesi, e sono grato alla sindaca, devo dirlo, perché anche lei ha spinto varie volte, ha fatto pressione a Roma, e finalmente abbiamo sia il contatto giusto, corretto, il nostro interlocutore, e abbiamo anche un procedere finalmente da 2 settimane, sappiamo in quale maniera possiamo accedere a questi soldi per veramente iniziare questi lavori. Parlo di 2 settimane fa, ci sono voluti quasi 2 anni, quindi il modo sarà in realtà come si deve. Abbiamo questa certezza di ricevere il 5% subito nel momento che abbiamo firmato i vari documenti, 5% per ingaggiare un professionista progettista che stila insieme alla direzione, ovviamente, del teatro un programma dei lavori. Ne abbiamo uno a base e adesso in questo momento stiamo studiando con i vari responsabili dei vari reparti, luci, allestimenti, direzione tecnica e così via. Stiamo guardando se l'elenco stilato l'anno scorso per ottenere questo finanziamento è ancora valido e nel senso, ovviamente, anche la tecnologia ha fatto passi in avanti e di creare anche un documento di priorità, quello che veramente in questo momento serve a noi, questo che magari come possiamo anche utilizzare questo periodo di chiusura forzata che andrà ancora avanti per un po', almeno con una riduzione di attività, magari ci permette di fare tante cose che in passato, in quell'elenco anche del cronoprogramma, erano stati messi in un futuro più in là. Quindi stiamo studiando quello che veramente serve e di più a noi adesso, e poi il 20% ci verranno mandati quando possiamo iniziare le procedure degli appalti, perché con l'appalto bisogna anticipare il 20% della cifra dei lavori, quindi vuol dire che non dobbiamo anticipare noi dai nostri mezzi estremamente limitati della fondazione, ma ci vengono dati questi 20% da questi 8,5 milioni per mandare avanti gli appalti, e poi strada facendo con i lavori vengono mandati e pagati questi lavori. Quindi questa è una buona notizia che finalmente posso darvi. So che avete avuto tanta pazienza anche nell'aspettare, avete chiesto varie volte, non vi potevo mai dare una risposta concreta perché sono stato mandato come un po' nella burocrazia, non solo italiana, anzi anche in Germania avevamo una burocrazia che fa paura, però ho vissuto anche questa la versione italiana. Adesso sono stato mandato da almeno 25 persone diverse all'interno del ministero, da una persona all'altra, e nessuno voleva saperne o avere la responsabilità o essere incaricato di gestire. Finalmente abbiamo trovato la persona, il nome adesso non vi faccio perché poi magari si vuole dissociare anche lui per paura di responsabilità, ma abbiamo il nome, siamo in stretto contatto adesso per mandare avanti le cose.
Sì, questo in realtà è quello che volevo condividere con voi. Vengo da un mondo, ho vissuto la lirica da spettatore, ovviamente come sicuramente tanti di voi, ma anche come gestore in varie culture, varie realtà, vari paesi. Ho avuto la grande, anche l'onore di conoscere pubblici diversi che richiedevano cose diverse. Mi trovo veramente bene a Torino e devo dire i pubblici, il nostro pubblico, i nostri spettatori, specialmente anche in questo ultimo periodo, si sono dimostrati di grande solidarietà anche verso il teatro, e voglio ringraziare qui anche tutti quelli che ci hanno donato i loro biglietti. Siamo ad una specie di un terzo di chi chiede o voucher oppure vuole donare i biglietti, quindi è un buon numero che ci aiuta a non sentirci da soli, lasciati soli in questo momento. Quindi voglio ringraziare per quello. L'idea delle mascherine all'epoca era nata, della produzione delle mascherine della nostra Sarte, era nata un po' come ringraziamento a questi spettatori. Poi abbiamo capito che sarà difficile mandare, non so, le nostre queste mascherine ad ogni spettatore che poi ha lasciato, che diventa un incubo di gestione, e abbiamo deciso di rivolgerci a Caritas e Sermic, alle istituzioni che rappresentano persone che magari hanno meno possibilità di procurarsi questi dispositivi. Quindi anche 2 giorni fa sono stati di nuovo consegnati 2000 mascherine a Sermic e Caritas, e che sono molto felici di averli, e noi siamo molto felici di poter partecipare un po' alla vita della comunità torinese. I nostri lavoratori hanno dimostrato una grande pazienza, devo dire, in questa situazione davvero difficile, come sappiamo, non più difficile degli altri, perché viviamo nella stessa realtà e tutti quanti viviamo tra cassa integrazione, o FIS come si chiama per noi in questo caso, Fondo Integrativo di Integrazione Salariale, e smart working, e stare a casa e così via. Quindi sono stati, come ho detto, venute anche, qualcuno di voi ha scritto, di idee che sono state ventilate. Bisogna sempre studiare molto bene la fattibilità di realizzare queste idee, anche dal punto di vista, perché comunque, come dicevo prima, c'è sempre la responsabilità anche per la sicurezza dei lavoratori. Poi bisogna capire se una proposta avrebbe veramente un pubblico, avrebbe un pubblico o digitale o diretto, preciso, di persona al quale potrebbe interessare. E poi ovviamente anche delle idee che nascono magari nel piccolo, bisogna prendere un attimo di tempo di sviluppare e magari trovare dei partner giusti, come in questo periodo. Proprio ieri e l'altro ieri ho dato il benvenuto ai studenti sia dell'Università di Torino che del Politecnico di Torino, che parteciperanno insieme ai nostri lavoratori e a degli esperti esterni al bando, ad un progetto di un bando che abbiamo vinto della Compagnia di San Paolo, che si chiama Open to Change, che mette in evidenza proprio il nostro bisogno come teatro di aprirci, sì, open to change, no? di aprirci a quello che verrà nel futuro. Come dicevo, ho vissuto tante varie realtà di teatro, di vivere il teatro, e questa apertura è sempre stata la parola chiave. Se prima parlavo di curiosità, in realtà non è nient'altro che apertura, ma un'apertura che ci vuole sia dal pubblico che anche da noi stessi, sia dai lavoratori che da chi gestisce, per vedere quali potrebbero essere sia le tecnologie che anche le idee, gli approcci, i modi di fare, i modi di comunicazione. Voi siete tutti esperti della comunicazione, capite benissimo
quanto siano cambiati, quanto sono cambiati i modi di comunicare in modo efficace già solo negli ultimi 10 anni. E quindi di stare davanti, guardare avanti, questo bando di Open to Change ci aiuterà molto ad avere sia la formazione, perché insieme a questi gruppi di studenti, gruppi di lavoratori e esperti da fuori, dal BAMS di Bologna, e comprensione di San Paolo e altri esperti, c'è una parte di formazione sull'innovazione, sulle strategie, sulle tecnologie, e poi anche servirà come una specie di think tank, dove tutti quanti, in base alla formazione avuta, potranno sviluppare delle idee e proporle, e poi insieme ovviamente vediamo di realizzare quello che sembra una cosa utile per il teatro e per il pubblico. Quindi lì, se parlavo di apertura, ma parlavo anche di necessità di guardare le necessità del pubblico e di con chi lavoriamo, le idee che magari nascono nel piccolo da un'idea di un lavoratore, di uno spettatore, cerchiamo di trovare dei partner esperti di veramente realizzare queste idee, se sono validi, nella miglior maniera che possiamo trovare. Secondo me le possibilità che ci danno sia il Politecnico di Torino che anche l'Università, insieme agli esperti fuori, è proprio questo un modo di studiare bene e di fare a livello, perché comunque il Regio di Torino, insieme al Politecnico e all'Università, ha un'altra forza anche creativa e propositiva piuttosto che una piccola idea che nasce così a casa, no? E quindi sono grato delle varie idee anche che vengono da spettatori, li valutiamo tutti e vediamo come di trovare il miglior modo per realizzare quello che è realizzabile. E, io direi, magari passiamo alle domande se ne avete, e cerco di rispondere. Allora, bilancio e piano di sviluppo. Allora, il piano di sviluppo, abbiamo adesso creato una specie di fotografia attuale di quello che è stato già fatto, eseguito, o quello che si sta facendo, per capire un po', da un lato, per capire noi a che punto siamo, ma per anche poterlo farlo vedere a fondazioni bancarie che hanno finanziato questo piano di sviluppo e quindi che hanno un interesse vivo in questo, che questo piano funzioni. Posso dire dall'analisi di questo lavoro che stiamo facendo tutto il possibile. Ovviamente in certi punti dipendiamo dalla legislazione, perché certe cose, la rinegoziazione di contratti, cose varie, in questo momento non possiamo fare, non c'è proprio di legge permesso. Quindi ci sono alcune cose che stiamo facendo e stiamo attuando, o abbiamo già raggiunto, e altro che abbiamo bisogno di certi cambiamenti di legge, anche l'organigramma, la dotazione organica, così via. Aspettiamo, ormai siamo mesi in attesa da indicazioni del Ministero, perché servono quelli. Però questo è un lavoro che continua ad andare avanti, anzi, io devo anche dire, mi diverto, perché avere una specie di orari dei treni, non so, questo piano di azioni, e controllare di punto in punto insieme ai lavoratori, ai direttori responsabili vari, l'andamento di queste cose, il monitoraggio, è anche un bel modo di vedere che qualcosa sta succedendo anche in questo periodo di emergenza. Quindi questa è una relazione che ancora oggi vediamo con la sindaca un'ultima volta, e poi verrà spedita anche alle fondazioni bancarie con le quali ci incontriamo prossimamente, sperando che quello che hanno indicato, di parlare del bilancio del 2019. Il bilancio preventivo del 20 è stato presentato al Ministero ormai un mese, 2 mesi fa. Abbiamo ottenuto l'anticipo del FUS
che era collegato con questa presentazione del bilancio preventivo, quindi questo abbiamo ottenuto, quindi possiamo andare avanti. Perciò la situazione di cassa, per tornare alle domande di Gabriele, la situazione di cassa in questo momento non è male perché sono stati anticipati i soldi, però vuol dire che se mi hanno mandato 70% del FUS per il 20, vuol dire che fino alla fine dell'anno oppure fino all'anno prossimo arriverà poco del FUS, no? Quindi devo far valere tanto quello che ho in cassa adesso, non posso liberamente, facilmente pagare debiti anche quanto non vorrei, perché devo tenermi la cassa per i prossimi mesi. Quindi il bilancio consuntivo del 2019, abbiamo tempo fino al 30 giugno, no, di presentarlo, siamo quasi alla fine, devo dire, siamo proprio sugli ultimi, perché ancora stanno arrivando fatture del 19, delle cose, però siamo quasi alla fine. Anche questo nei prossimi giorni, quando incontreremo anche le fondazioni bancarie e tutti quanti valutiamo, ovviamente non possiamo permetterci che il bilancio del Reggio chiuda in negativo, perché lo si sapeva da un anno che il bilancio del 19 non si chiudeva in pareggio, questo lo sapevamo, e quindi adesso c'è solo un bisogno di capire che c'è, da un lato, c'è lo sforzo da parte della gestione, ma anche dei miei direttori e di tutti i lavoratori, di fare il necessario per migliorare, e in realtà quello che si dovrebbe, su cosa si dovrebbe puntare è una maggiore indipendenza dai contributi statali, no? Nella analisi abbiamo visto che l'andamento dal 2005 al 2018 incluso, la media dei contributi pubblici, cioè Ministero, Regione, Comune, la media dei contributi annuali pubblici di quegli anni, dal 2005 al 2018 incluso, era di 5,2 milioni di euro superiore al 2019. 5,2 milioni di media. Se prendiamo un punto, per esempio un anno, per non prendere il 2006, perché per ovvi motivi delle Olimpiadi ci sono stati magari altri livelli di contributi per mettere progetti di una misura più grande, ma prendiamo il 2007. Il 2007 ha visto 12,7 milioni in più i contributi pubblici rispetto al 2019. E ci meravigliamo, ci chiediamo come è possibile che nel 19 il teatro non chiude in pareggio, ma ce lo chiediamo veramente. 12,7 milioni in più, questo è un terzo più di un terzo dell'attuale bilancio. E quando parlo del 2007, per esempio, in quell'anno sono stati realizzati 91 recite di lirica e opera e balletto sul palco del Reggio. Nel 19, nonostante avendo tutti questi milioni e milioni in meno, sono stati realizzati 123. Quindi parliamo qui di un aumento di produttività enorme, con lo stesso livello di numeri di lavoratori che non hanno avuto un aumento. Vuol dire che è stato utilizzato, come anche chiesto dallo stesso piano di sviluppo, un aumento di efficacia e di uso proprio della forza lavorativa interna. Questi numeri fanno vedere benissimo che questo sta succedendo, stiamo cercando di utilizzare in modo più efficace, in modo più corretto le nostre forze, arrivando ad una produttività molto più elevata di quegli anni, con molti più meno soldi rispetto a quell'anno. E non parliamo neanche dei valori di inflazione che si aggiungono alla perdita di questi anni, parliamo solo di numeri stretti.
Quindi devo dire che già quello fa vedere che sia il piano di sviluppo, ma più che altro forse ancora la volontà di migliorare la nostra situazione c'è. E sono sicuro che se il FUS di quest'anno fosse stato, come sempre, come negli ultimi anni, fosse stato calcolato in base alla produttività, visto che anche rispetto al 18, dal 18 al 19 c'è stato un grande aumento di alzate di sipario, di spettacoli, questo avrebbe avuto uno specchio nel contributo del FUS di quest'anno. Hanno deciso, penso non ancora ufficiale il decreto, ma nelle varie bozze è già stato circolato, che il FUS del 20 e del 21 verrà basato sulla media degli anni 17, 18, 19, piuttosto che calcolato con questi tre criteri famosi che conosciamo, viene calcolato sulla base della media di 17, 18, 19, e quindi almeno in questa maniera sappiamo quanto ci arriverà quest'anno, quanto ci arriverà l'anno prossimo. Ovviamente ci auguriamo tutti quanti i sovrintendenti e tutti i lavoratori dello spettacolo in realtà che questa, non è un po' ridicolo parlare di lungimiranza, ma nel piccolo già sapere almeno del 21 sembra quasi una lungimiranza incredibile. Sapere, ci auguriamo magari 3 anni di anticipo, di sapere quanti sono i soldi che posso mettere nel budget preventivo. Intanto me lo chiedete, il budget preventivo, allora ditemi con anticipo, perché devo programmare, in realtà devo programmare con molto più anticipo rispetto a quando so, quando vengo a sapere i soldi che ho a disposizione per quella stagione, e questo è un po' il problema. Quindi siamo la chiusura è imminente, poi vi aggiorno quando ho qualcosa di preciso da dire. Sindacati, allora siamo in contatto, abbiamo un prossimo incontro la settimana prossima con i rappresentanti dei sindacati, delle varie sigle, e quindi guarda, è stato creato un comitato dove sono anche loro sono diciamo, fanno parte del comitato per la ripresa, devo solo capire come si chiama, per la ripartenza in sicurezza, come è stato richiesto dal decreto, no? Che le aziende devono creare questi comitati, e in questi comitati proprio stiliamo delle procedure di ripresa per far rientrare i lavoratori man mano, ovviamente con i decreti, quando ci sarà permesso. Abbiamo anche chiesto alla prefettura, in deroga alla legge, la possibilità di far entrare in piccoli gruppi già i lavoratori di tecnici di manutenzione del palcoscenico dal 25 di maggio, per poter ricominciare con i lavori di manutenzione e di ripristini vari delle nostre scenografie, dei nostri allestimenti e così via, per preparare da un lato le produzioni che poi vogliamo utilizzare sia noi, che poi sappiamo già che qualche produzione ci hanno chiesto di mandare a noleggio in qualche altra fondazione, sia da noi in Italia che all'estero, quindi utilizziamo questo periodo il più possibile per prepararci, perché nel momento che riprendiamo noi la produzione il tempo non abbiamo più per preparare questi lavori, no? Quindi da un lato quello, dall'altro lato anche di preparare il ritorno dei lavoratori. È ovvio, per la definizione di massa artistica che cori e orchestra, che vivono dall'aggregazione di persone, saranno gli ultimi che per decreto potremo far rientrare. Ma cercheremo, già anche lì, cerchiamo di inventarci delle possibilità. Nel momento che sappiamo quali sono i titoli con i quali possiamo ricominciare, è anche chiaro cosa posso chiedere a loro di iniziare a provare, intanto magari a sezioni, sia il coro che anche l'orchestra, che di riaggregarsi, ma intanto in piccoli gruppi, e provare a prepararsi per un certo repertorio. Finché non sappiamo
quando, in quale maniera può avvenire la ripartenza, ovviamente non posso dire quale repertorio studiare e provare, no? Quindi i sindacati da un lato, però devo anche dire che a me piace di più, con tutto il rispetto per i sindacati, mi piace di più parlare dei lavoratori e con i lavoratori, perché ovviamente i sindacati rappresentano una parte dei lavoratori, bisogna sempre tenere presente anche quello. Io ho una grande stima per chi si mette a disposizione, chi sacrificare è una parola grande, sicuramente vi viene in mente una parola migliore, meno pesante, ma chi mette a disposizione se stesso e del suo tempo per combattere per gli interessi dei colleghi, dei lavoratori. Quindi il lavoro dei sindacati è importante, ma bisogna sempre tenere presente che rappresentano una parte dei lavoratori. E come detto, ho ricevuto tante lettere anche dai singoli lavoratori che mi hanno ringraziato per la gestione di questi mesi, quindi hanno riconosciuto la difficoltà di gestire una situazione tale, perché mettere in FIS non pensate che è una cosa che piaccia ad un sovrintendente o un qualsiasi dirigente. Mettere in FIS o in cassa integrazione anche solo un lavoratore, questo non piace a nessuno, perché io, essendo anche direttore artistico, sento una grande responsabilità verso anche il benessere dei miei artisti nel teatro, e so benissimo quanto soffrono tanti di loro di non poter... Immaginatevi, vi do questo esempio. Un trombonista mi ha chiamato, mi ha chiesto se poteva andare a esercitarsi in teatro, perché ovviamente, magari lo vedete qua, il mio trombone, qua, questo, no? Suonarlo, esercitarsi a casa, magari hai una casa di due stanze in centro a Torino, in mezzo a migliaia di altri residenti, esercitare il trombone o, non voglio dire meglio o peggio, altri strumenti abbastanza forti, diventa un problema, non puoi farlo. Addirittura una violinista mi ha detto, guarda, intorno a me c'è gente che ha perso persone in questa emergenza. Come posso io a casa esercitarmi? Come posso col mio violino fare musica? O faccio musica triste, che renda ancora più triste la situazione per questi vicini, o mi esercito con musica che è troppo, troppo allegra, che comunque crea problemi per i miei... Io non mi sento per niente artista in questo periodo, non mi sento musicista, perché non so neanche in quale maniera posso vivere la mia arte. Questo è un vero problema. Io in quel momento, quando il collega mi ha chiesto di potersi esercitare in teatro, ho dovuto dire: mi dispiace, l'attività del teatro è sospesa, non posso far entrare in teatro persone oltre a chi magari deve fare delle manutenzioni previste proprio di scadenza di legge. Non posso far entrare, anche sapendo che soffrono e non possono continuare a vivere la loro vita professionale, quando sarei il primo a dire: ma certo, vai, esercitati, tieniti in forma, prova qualcosa di nuovo, magari poi, visto che vedo qua la Sara Zago in video, e poi magari mettici anche, registra un piccolo video come ti eserciti, così lo mettiamo sui social media e condividiamo con tutti il nostro lavoro. Non posso farlo, non posso far entrare le persone in teatro anche in questa situazione. Perciò abbiamo chiesto in deroga del decreto legge la possibilità di far entrare già anticipatamente in piccoli gruppi, per poi preparare agli altri all'arrivo degli altri. Si parla, si coinvolge chi si può coinvolgere, ma alla fine devo dire, io sono in contatto continuo con i sovrintendenti dell'ANFOLS, facciamo regolarmente le conferenze con
i colleghi di Opera Europa, anche Opera America. Settimana prossima parlo c'è una conferenza di IAMA, cioè i rappresentanti internazionali delle agenzie e dei manager di artisti, e mi hanno chiesto di partecipare al gruppo contratti degli artisti di Opera Europa, proprio per la tutela per arrivare, come dicevo prima, dobbiamo imparare da questa situazione, per migliorare in futuro la tutela dei nostri artisti, di creare forme contrattuali che in questo momento non mi permettono, perché, scusate se entro in alcuni dettagli, ma per spiegarvi, adesso in Italia i contratti di artisti sono fatti così che vengono pagati a recita, solo, esclusivamente. Vuol dire che i ragazzi che hanno provato la Bohème fino a 3 giorni prima della generale, quando ho dovuto chiudere il teatro, proprio il giorno del mio compleanno, ho dovuto chiudere il teatro per bene, il 5 marzo, chiuso. Proprio la tristezza non era un compleanno, questo ve lo posso dire. Dove volevo arrivare, scusate, mi sono emozionato, auto-emozionato del mio compleanno, era un po', scusate, tolgo quello. I contratti dei giovani musicisti. Contratti. I ragazzi della Bohème hanno provato un buon mese, hanno incontrato spese di viaggio, spese di noleggi di appartamenti a Torino, ricordiamo anche quello che vivono dall'attività del teatro, anche tante altre realtà intorno al teatro. No? Che adesso non hanno questi entrate di noleggi, per esempio delle case di tutti i nostri artisti. Allora, hanno avuto queste spese, sospesa l'attività, non sono arrivati alla recita e quindi per contratto non ho potuto pagarli niente. Anche volendo, in altri paesi, scambiandosi l'idea, per esempio con la Scandinavia, con altri paesi, dove è possibile pagare, anticipare qualcosa, anche in Germania, per cose non fatte, che vengono poi spostate, cercano chiavi di risoluzioni, per esempio se la Bohème adesso la metto a dicembre, perché non posso anticipare magari 25% di quello che avrebbero guadagnato a marzo, visto che torneranno, ho già la certezza che torneranno gli stessi artisti a fare la recita, diciamo, a dicembre, li posso anticipare 25% in una situazione di emergenza dove loro non hanno guadagni, e poi a dicembre, quando faranno il lavoro, li pago il resto, riceveranno meno, 75% in quel periodo, però li ho potuto veramente aiutare in questo momento. La legge in questo momento non me lo permette, e la forma di contratto non me lo permette. Però se il contratto fosse stato fatto con un cachet magari più basso a recita, ma una recita, magari un cachet spalmato sul periodo di prove, un cachet di prove, vuol dire che avrei potuto aiutare questi a pagare almeno qualcosa a questi ragazzi, così si potevano pagare le spese di viaggio, il noleggio della casa a Torino e magari anche qualcos'altro, così adesso niente. Quindi lavoro anche in questo gruppo di Opera Europa che sta cercando di guardare anche nel futuro, di migliorare la tutela del nostro ambiente, diciamo. Quindi lavoriamo in tanti lati allo stesso momento. Ci sono modi, no? Se in questa stagione 19-20 abbiamo era stata annunciata o pubblicata, programmata, proposta una stagione di 17 titoli tra opere e balletti, quindi una stagione davvero molto ricca, di cui adesso devo proprio contare Pescatori, Violanta, Nabucco, La Bohème e Mago di Oz, 5 produzioni nuove che ovviamente hanno un costo, e l'orgoglio di ogni teatro di creare nuove produzioni,
di proprietà, che poi possono anche creare degli incassi in futuro, perché li posso, se vengono bene, li posso dare a noleggio ad altri teatri, possono aumentare la visibilità del lavoro made a Torino, perché li posso esportare, no? Quindi è una bella cosa averlo, ma nel momento della creazione intanto costa. Quindi ovviamente ci si può pensare, qua arriviamo ad una cosa che ho dimenticato prima, che volevo dire anche per il futuro, senza ancora poter parlare di titoli, ma è un modo di affrontare questo periodo mancanza di cassa, di economia, e di intanto capire che il Teatro Regio ha un magazzino con 80 produzioni, di cui qualche produzione è anche magari dimentichiamocene, però ci sono anche delle produzioni importanti che sono stati prodotti negli ultimi anni, e non parlo solo di non so, della Bohème, della Fura del Spaus, ma anche di un Don Carlo di Ugo De Anna, strepitoso nella sua tradizionalità, ma bellezza, ricchezza di scenografia. Ci sono delle produzioni strepitose, quindi da un lato valorizzare quello che abbiamo. Capisco benissimo che magari certi titoli sono stati presentati ad nauseam ad un pubblico negli ultimi anni, nella speranza che sia proprio la Tosca, non so, e la Butterfly che aiutino alla biglietteria. Sono state comunque produzioni diverse, produzione della Tosca di Palermo, produzione della Butterfly di un altro posto. Noi abbiamo anche le nostre produzioni, quindi creare un cartellone studiato bene di produzioni che magari nostre, che non sono state presentate per un tempo, per un periodo, che comunque hanno un valore, no? Che hanno un valore estetico, un valore artistico, e magari leggermente limitare per un periodo, io sono il primo che vuole creare, ma magari se non posso permettermi la Bentley, allora la Fiat va benissimo, mi porta da A a B, o non so, ok, Susanna dice no, allora non so, la BMW va benissimo, no? Non mi posso permettere Porsche o Bentley, ma la BMW, che costa un terzo, va benissimo, mi porta da A a B. Quindi se non mi posso permettere tutte le produzioni nuove, tante, allora magari riduco. Magari in questo, per un anno o due anni, magari si può pensare a ridurre. Si può pensare, sto parlando con altri colleghi, di fare rete, e questo è una parola magica che posso solo ripetere, sia a Torino, dobbiamo ancora fare molto, molto, molto più rete di quello che facciamo, che abbiamo, con i nostri colleghi, stiamo parlando, ci stiamo veramente creando. Parlo di Musei Reali, Museo Egizio, con Christian, con altri colleghi, cerchiamo veramente di fare, con la Paola Gribaudo della Accademia, e così via, il Museo del Cinema. Ci sono, ma anche con i teatri, ho parlato proprio ieri con un mio collega di un teatro, diciamo, più del sud. Abbiamo detto, ma perché in passato ci sono state tante collaborazioni, e poi collaborazione, coproduzioni vivono dalla fiducia delle persone. Se i sovrintendenti, e poi in primis, e poi i direttori artistici, e poi anche i lavoratori, non hanno un rapporto di fiducia, collaborazioni, coproduzioni che sono basati sulla fiducia che il mio partner sta facendo il migliore possibile per creare una produzione a livello, e anche io e i miei lavoratori fanno lo stesso, no? Se questo non c'è, allora uno non crea collaborazione. E noi abbiamo detto, ma perché non creiamo un modo di fare tra i nostri teatri? Tu fai una nuova produzione, io faccio una nuova produzione, e poi ce li scambiamo. Per il nostro pubblico torinese rimane, anche se la produzione è nata al Teatro X, per il nostro pubblico rimane una nuova produzione, no? Quindi arricchisce comunque il calendario, anche se non è stato creato
costruito magari nei laboratori a settimo. E ripeto ancora una volta, sono il primo che vuole produrre, no? Che vuole creare, che vuole che il lavoro sia proprio fatto a settimo dai nostri bravissimi scenografi che lavorano lì e anche in teatro. Ma magari è un periodo quando bisogna un po' vedere. Un altro aspetto che penso sia importante anche di fare rete internazionale. Io anche volevo arrivare lì e poi mi sono fermato, ho preso il binario sbagliato. La mia esperienza internazionale mi ha portato anche a collaborare con dei teatri davvero interessanti, con dei registi davvero interessanti, che hanno prodotto, che mi hanno fatto capire, perché un po' c'è in ogni teatro c'è questa realtà, vediamo solo la nostra produzione, siamo fieri della nostra produzione, siamo i migliori. E a volte è anche utile capire che anche fuori, anche di là, fanno delle cose strepitose. Allora perché non magari creare delle produzioni, delle stagioni che portano il migliore della lirica mondiale a Torino? Quindi, di nuovo, non è una nuova produzione che di solito mi costa tra 250 e 300, anche a volte produzioni importanti, anche 500.000 euro, anche 600.000 euro una produzione. Se un noleggio di una produzione che comunque a Torino non l'ha visto nessuno, quindi è un nuovo contributo per la stagione, mi costa, un noleggio mi costa meno di 100. Allora aiutarsi in questa maniera, anche così, può diventare una stagione piena di produzioni mai viste a Torino, per esempio, però non ho dovuto sostenere i costi di 17 o anche solo 10 nuove produzioni, no? È un po' quello che diceva lei, di guardare un po' con uno spirito di economia, dal punto di vista di spesa, ma mai economia dalla visione artistica. Quella deve, se non partiamo dai sogni, non arriveremo mai ad una cosa che incuriosisce sul palcoscenico, no? Questo potrebbe essere un approccio che a me piacerebbe nei prossimi anni, e infatti già dalla stagione prossima ho invitato delle produzioni a Torino che qua non si sono ancora viste. Io mi ricordo un mio caro amico giornalista berlinese, mi fa sempre questo discorso: ma madonna mia, di nuovo questa Butterfly, ma l'ho già vista ad Amsterdam, a San Francisco e a Mosca, e adesso devo anche vederla a Monaco. Dove devo dire, caro mio Manuel, tu, a parte che vieni pagato per vedere e scrivere della produzione che hai visto a San Francisco e ad Amsterdam e a Mosca, a parte di quello, il pubblico nostro torinese, ma sono andati a San Francisco, a Mosca e ad Amsterdam a vedere quella recita, o magari è la prima volta che la vedono, quindi per loro è una novità, è un arricchimento. Quindi è un po', bisogna anche a volte fare un passo indietro e pensare alle persone per le quali facciamo questo lavoro, è il nostro pubblico. E il pubblico l'ha visto molto probabilmente o no? Molto probabilmente no, se è una produzione che è nata da qualche parte, qualche anno fa. Magari in video sì, ma ancora più bello allora poterlo vedere dal vivo, no? Allora portiamo le cose migliori e facciamo il festival, facciamo diventare ogni stagione il festival delle migliori stagioni della lirica del mondo, che possono nascere qua da noi. Ovviamente ho programmato delle nuove produzioni per l'anno prossimo che e ci tengo molto di realizzarli, poi porterò anche dei nomi importanti nella città. Questo quando potremo, e quando la Paola Giunti, che vedo già che mi prega di non dire troppo, mi dà l'ok, allora esatto, stavo tremando e vedevo. Dio, come lo fermo. Quando mi darà l'ok, allora facciamo un incontro. Ma allora, certo, il miglior della lirica mondiale vuole anche dire anche fatto a Torino, no? È un insieme di cose, quindi
questo secondo me può assolutamente aiutare. Ci sono modi di creare delle stagioni strepitosamente interessanti che sono sostenibili. Bisogna vedere, fare rete, collaborare, creare collaborazioni tra noleggi e coproduzioni, di portare a casa delle belle idee. È così. Sì. Grazie.